molto nostra, mia storia è differente. Come perché io è andata in Nigeria, ho la mia compagnia lì, mi ha fidanzato, no? Siamo vivi insieme con tanti anni, allora non sono riesci a fare i figli, no? Allora, e lui mi ha detto: io ho già mangiato i suoi soldi, voglio io pagare i suoi soldi, se no mi uscite. Così io sono scappato dal mio paese. Tu vuoi rimanere in Italia oppure vuoi andare altrove? Vuoi rimanere in Italia, poi voglio mi proteggere, voglio protezione. Protezione. Una storia, una delle tante. Matilda, giovane donna nigeriana, è scappata dal suo paese perché minacciata di morte per soldi dal compagno. Vuole rimanere in Italia, dove si sente al sicuro, per dimenticare e ricominciare. Qui la nostra agricoltura è rurale, perciò è anche forse il primo passo per abbattere dei muri e costruire dei ponti, no? Per cercare di far diventare quelle che possono essere delle differenze, delle risorse. E qui stiamo cercando di piantare prodotti tipici della zona, quali cavolfiori, cavolbroccoli, insalate canasta, zucchine, zucche, peperoncini, che nella loro cultura culinaria, diciamo, sono molto apprezzati, pomodori. Perché il diverso, come dico sempre, il diverso fa paura, e quindi noi cerchiamo di fare un lavoro di inserimento proprio nel tessuto sociale italiano, fargli capire le regole, fargli capire come si vive, che sono usi e costumi diversi dai nostri, quindi vanno aiutati a capire la nostra società. Differente fa paura. Noi dobbiamo cercare di entrare nell'ottica che siamo esseri umani e dobbiamo comportarci come tali. Einstein diceva: nessun topo costruirebbe una trappola per topi. Noi purtroppo ci stiamo combattendo l'uno con gli altri, anche perché per queste diversità, che poi tra l'altro non esistono, non ci sono. Quanti anni hai? Io ho 27 anni. Da dove vieni? Io vengo da Ghana. Visto? Okay. Ottima lezione in italiano, salutiamo in italiano. Ciao, buonasera. Buonasera e ben ritrovati. Con questa copertina inizio una nuova puntata di Password. Irpinia multiculturale, tentativi in corso ce ne sono, insomma, possiamo dire, però tra fallimenti e poche storie di reale integrazione. Per questo oggi abbiamo scelto di raccontare il punto di vista dei protagonisti, di chi in Irpinia sta costruendo la propria vita e di chi cerca di abbattere il muro del pregiudizio. Soprattutto in questa puntata di Password vogliamo conoscere storie e idee. E c'è chi non si nasconde dietro gli altri anche al costo di dire scomode verità. Lui è il leader degli African Revolution Sound. Ciao Papi Scoma, ben arrivato qui da noi. E poi insieme un cofondatore del gruppo, appunto, Bawa Rashid. Ben arrivato Bawa. Da Papis, dal Senegal all'Irpinia. Sì. Ti sei innamorato, sei rimasto in Italia. Sì. E sei anche papà di due bambini. Sì. Di Bintu e di Aaron.
Abbiamo per ordine quando, come e perché scegli l'Italia? Mi sono affezionato di Irpigna perché... Tu hai detto, mi sento avellinese. Sì, mi sento avellinese perché Avellino mi ha dato tutto. Avellino mi ha insegnato veramente molte cose e mi sento qui perché lì sono nati i miei figli. Sì, per questo mi sento Avellino. Sì. Quando? Quanti anni sono passati da quando sei qui in Italia? Mo sono 11 anni e sono qui. E Avellino, diciamo, ormai non ci sa un avellinese veramente che non conosce Papis. E sempre ho cercato di dare, mi sento dentro l'Avellino come un ambasciatore del mio paese, per non evitare di sbagliare, evitare di comportarmi male, alcuni criticano le nostre nazioni. Ti senti la responsabilità dei tuoi fratelli addosso? Sì. Però quegli anni e oggi è tutto diverso. Perché è diverso? Perché quegli anni là eravamo pochi qui, in Irpigno. L'immigrazione è venuto riguardato un altro modo di punto di vista. Oggi è tutto cambiato. Il motivo... Ma iniziamo per ordine. Raccontaci il tuo viaggio fino in Italia. Mio viaggio ero a Pescara. E Pescara sono arrivato lì perché io mio lavoro era calciatore. E quando sono arrivato a Pescara, veramente pure lì mi hanno accolto veramente come uno figlio, ho avuto persone che mi tenevano come un figlio, come erano come i genitori. Eri molto più piccolo. Sì. Ho incontrato mia moglie, ci siamo conosciuti. Suo padre sta nel luogo di campo, allora ho pensato di venire in Irpigna per crescere sul calcio. Sì, questo... Le cose poi sono andate un po' diversamente? Sì, sono andato diversamente perché quel momento purtroppo non era facile, perché noi immigrati, oggi ve lo approfitto pure a dirlo, perché... Per essere un calciatore africano e venire qui in Italia per giocare, pure la federazione italiana e l'africana devono trovare un canale più facile per i nuovi giocatori che sono venuti qui, per dare possibilità ai giovani africani che vogliono giocare a calcio. Tu dici più controlli e meno burocrazia. Sì, sul liberatore e varie altre cose che veramente purtroppo tu sai, per tesserarti... Se uno non ha documenti non ti possono tesserare e tante altre cose, quindi più tempo che loro ti mettono a parte, carriera passa, arrivo a un certo punto e finito carriera. Quindi questo è molti immigrati erano calciatori, oggi loro carriera di calcio è finita per il motivo di questo. Questo pure devono fare attento su questi qua magari. Cioè, però anche chi non è onesto con voi ragazzi, magari c'è qualche promessa di qualche contratto, poi come è accaduto a te, arrivi in Italia e tutto era fumoso in realtà. Sì, perché i procuratori oggi vanno prima, l'Africa era veramente loro dove fanno i soldi, vanno a prendere i giocatori, un giovane che sta nel campionato, che è bravo, la portano qui, e li vendono una squadra, però molti non sono salvati perché sono stati abbandonati qui. Ti parlo dei 6 anni fa, 7 anni fa, tutti quegli immigrati che vedevano vendivano il borsa, CD, mezza strada. Se tu gli dai pallone fanno delle cose incredibili, ma purtroppo la loro carriera di calcio non è potuta andare avanti perché hanno bisogno pure loro la mano per andare oltre. Questo è il fatto. Qual era il tuo ruolo? Io faccio terzino era il mio ruolo, però di calcio oggi lo soffro molto. Lo soffro molto perché mio padre l'ho perso da 4 anni, quando ho avuto 4 anni l'ho perso piccolo. È una cosa che oggi mi fa male. Si pensa tutti i sacrifici che ha fatto mio madre, oggi sono finito a livello artistico, fa male. Però sono contento lo stesso, grazie all'Irpigna che mi ha dato sempre il portone, dirmi non è finita la vita, Papis. Si sa sempre che cosa è per te, questo sì. Sono orgoglioso di questo, ecco perché mi sento avellinese.
Raccontaci un po' la quotidianità, no? Ad Avellino, in Irpinia. Voi avete fondato questo gruppo musicale, però poi negli anni vi siete scontrati con Sì, un muro di pregiudizi poi alla fine, anche prima indifferenza magari, poi dopo questi nuovi arrivi avete percepito che il clima è cambiato. molto, perché il gruppo Africa Revolution Sound è nato il fondatore tra noi due, nostro connessenso pure tutto è destino, perché questo gruppo per me, io lo dico sempre a lui, non è nato da noi, è fatto da Dio. Perché sono andato in Africa, ho portato vari container per aiutare gli africani, io facevo così. Andavo pure con mio suocero, lui fa commercio di pelle e ormai pure lo Stato italiano non ha dato agli imprenditori italiani l'opportunità di crescere le loro aziende. Ecco perché molte aziende oggi sono andate a finire a chiudere. E col momento che sono venuto all'Africa, ho visto veramente, ho fatto un anno lì. Un anno che ho fatto lì, ho visto tante cose che i nostri governi hanno sbagliato sui giovani. La prima cosa che non mi è piaciuta è che usano i giovani per livello politica. Tutti questi giovani qua hanno votato per loro. Una volta che loro si siedono sul poltrone, abbandonano i giovani. Allora io sono tornato qui. Ho visto la situazione, mi sentivo troppo triste perché qui già noi non riusciamo ad avere un lavoro preciso perché noi abbiamo un altro laurea. Noi qui in Italia il nostro laurea non vale niente qui. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è giocare a pallone o ballare o vendere mezza strada. Queste sono le tre cose e questo non è giusto. Questo non migliora, non cambia ai nostri paesi d'origine. Infatti, Papis, alla fine il Senegal è un paese che in qualche modo sta vivendo anche una leggera fase di sviluppo, no? Sì, C'è tutti un po' di movimento, di i fermento. paesi africani, molti stanno sviluppando, perché se diciamo l'Africa è povera, oggi io dico no, perché l'Africa è un paese ricco, ma veramente facciamo come Nigeria. Nigeria è un paese ricco, ma oggi vedi quanti nigeriani stanno qui. Qui dobbiamo domandare perché è questo? Un paese ricco, lo Stato è ricco, perché i loro giovani devono finire così? Penso che loro lo Stato oggi non ce la fanno alzare la testa a guardare gli italiani in occhi, perché tu non puoi abbandonare così. Questo si chiama abbandonare i tuoi giovani, così hanno fatto loro. Però c'è anche un chi pensa che la forza del paese ormai sta andando via, i giovani stanno andando via, Sì, appunto. sì. Quindi in qualche modo c'è anche un senso di responsabilità. Te, ad esempio, non ti è venuta mai, la voglia di ritornare a casa e costruire a casa? Sì, questo è il nostro progetto. Il nostro progetto qui è che abbiamo visto quale cosa abbiamo mancanza in Africa. Molti paesi africani non stanno in guerra. Senegal non conosce la guerra, è un paese Hakuna Matata, sei senza pensieri. Ghana e altre parti. Allora, la guerra, diciamo, dove sta proprio la povertà. Ma non significa la guerra come la vedono in Libia o altri, ma la criminalità, la delinquenza, queste cose qui. E molti giovani sono finiti così in Africa. Questa è la guerra che diciamo, perché la povertà, questo ce l'ha, io non ce l'ho, aspetta che esce, prende la borsa e questa è l'Africa. Senegal, i nostri problemi gravi sono mancanza di lavoro. E molti giovani che oggi sono qui, non sono sono delle periferie, che non sono del capitale Dakar, perché Dakar, l'Africa, tutte le parti è così, uno logo c'è tutto, fabbrica, mercato, tutte cose importanti, ma da fuori o altri ci sono poche cose che i giovani possono crescere la loro vita per cambiare, perché i giovani africani oggi hanno bisogno di una cosa veramente che non è difficile per cambiare la loro vita. Sì, agricoltura,
sulle aziende, dove magari creano delle aziende. Tra l'altro il Senegal è un paese di pescatori? Sì, pesca sì, è un pesca, non solo pesca, Senegal è un paese di varie cose veramente, agricoltura e pesca e tutto il resto. Quindi sono delle cose che possono crescere il sviluppo del paese per cambiare il futuro dei giovani, dargli un'opportunità che un domani non prenderanno il barco per arrivare in Italia, che dove trovano anche un giovane italiano senza lavoro. Io, mio obiettivo con l'associazione, ho detto a tutti noi che adesso dobbiamo fare una cosa, di creare qui in Italia un progetto sull'agricoltura, di avere le persone esperte sul campo di lavoro sull'agricolo, che sono di Irpinia, che insegneranno a noi tutte le tecniche vostre sui macchinari meccanici, ortaggio, piantazioni e varie cose. E questi qui che hanno preparato saranno quelli che scenderanno giù. Se sei del Senegal, torno del Senegal. Se sei del Ghana, torno del Ghana. Se sei del Nigeria, torno per Nigeria. Per portare un nuovo tecnica, per cambiare, perché altrimenti tutti noi saremo qui. Ma non è detta che noi scegliamo qui per venire, vogliamo abbandonare la nostra terra. Ognuno vuole stare a casa sua. Ma dipende pure che maniera, se non hai niente. L'africano dice, l'europeo ha preso tutto da me e l'ha portato in Europa. Noi non abbiamo niente. Adesso andiamolo a prendere. Così è il fatto. Arriva in Libia, si sanno quelle che fanno soldi, perché si guadagnano molti soldi per far morire i giovani così sul mare. Ogni tanto ti scappa qualche parola in dialetto avellinese? Io sono di Avellino. Sono di Avellino, sorella mia. Abbiamo incontrato anche un altro ragazzo che vive poi a Mercogliano. Lui è pakistano, si chiama Mudassar Ali, ha 23 anni e da 2 anni e 6 mesi è in Irpinia. Riccardo Di Blasi lo ha intervistato. Vediamo cosa ha detto. Io pregare a casa tutto il giorno. Quando venerdì, venerdì musulmano, grande pregare. Io andare in moschia di Napoli. Rispetto alla tua religione, al tuo essere pakistano, ti è mai capitato di essere guardato strano o in modo particolare da persone avellinesi, da cittadini di Mercogliano? Nel senso, ti senti discriminato tu per la tua religione? No, tante persone rispetto musulmano, pure io rispetto cristiano. Tu adesso vuoi rimanere in Italia? Sì. Sì, Italia, yeah. Non so altri piazze, io non andare, sei Italia. Che vorresti fare in Italia? Che tipo di lavoro ti piacerebbe fare? Io adesso cerco lavoro, che Avellino non è trovato il lavoro, che è molto difficile che Avellino. Tante persone, pure italiano, non ce l'hanno il lavoro. Forse io penso adesso che quando io ho preso il documento, quando non ce l'avevo altre piazze, forse Milano, Roma, cerco lavoro. Molti dicono che l'Islam è una religione di guerra. Tu cosa ne pensi? Sì, tante persone domandano che musulmano guerra, non è fatto che musulmano così, che quale persona ha fatto così, lui non è musulmano, non è cristiano, che lui non ce l'aveva cuore, anche non ce l'aveva testa, che ha fatto tu guerra moschia, guerra altro, guerra tante persone morte, non è musulmano lui, no, loro non è religione né musulmano né anche non cristiano. Ma perché sei andato via dal Pakistan? Io? Pakistan tu conosco che tante persone non è lavoro, non ce l'avete, tanti problemi, che sempre guerra o tanti problemi, che no, una persona non posso, adesso mio papà è vecchio, che non posso che sempre lui dai soldi, io mangio solo. Thank you.
Papis, Mudassar Ali, tu lo conosci? Io, tutti i migrati ormai in Irpinia mi conoscono, perché si vedi sui siti, tutti noi, loro mi aggiungono perché sono orgoglio, mi chiamano e sono fiero su di me e soprattutto che il lavoro che sto facendo per far capire uno vero africano, un vero musulmano, tante altre cose. Lui ha detto delle cose abbastanza importanti. Innanzitutto è musulmano, quindi credo che anche tu e Baurashid lo siate. E poi lui ha detto, ci ha fatto capire in qualche modo la differenza tra la nostra percezione dell'Islam come fede religiosa e quella che poi in realtà è, appunto. Allora, io lo dico a nome di tutti gli africani, una volta per tutte. Perché anche in Africa ci sono i cristiani e i musulmani che condividono la giornata insieme. Sì. L'Africa. Io, i miei amici in Senegal, si sa cristiano, si sa musulmano, tutti insieme. La guerra oggi tra religione e religione, non perché uno la fa perché Dio ti ha mandato a fare la guerra e che cosa, la fai perché c'hai... nervose da quella nazione, io quello penso, perché non è una cosa Dio del religioso, perché questo non siamo nel mondo di oggi, altrimenti noi non sposavamo qui. Devono smettere di cercare di rovinare le persone che si sono integrate, hanno creato la famiglia su un'altra religione diversa, devono viverle tranquillo. Io vado in chiesa, entro in chiesa, sono musulmano 100%. Perché? Perché dobbiamo notificare che siamo tutti uguali, il Dio è uno. Ognuno un giorno morirai, ognuno un giorno non rimanerai qui. Tutte cose che hai la lasci qui, non è che la porti nella cosa. Quindi perché dobbiamo fare questo? C'era questo dibattito anche abbastanza incandescente qualche mese fa, no? Sulla creazione poi di una moschea che... Da noi non è una cosa particolarmente sentita, però poi nel resto dell'Italia sì. Tu come la pensi? Anche tu, cioè, devi spostarti, vi dovete spostare su Napoli, insomma, oppure è una cosa privata che voi vivete la vostra religione in maniera privata? Ah, religioso, come se uno cristiano ogni giorno va in chiesa, ogni pomeriggio a pregare tuo Dio, il lato tuo è Dio, perché i peccati sì la fai, non è che da mandare un'altra persona a dire vai a dire scusa a Dio. Tu devi andare a pregare. E così noi andiamo in moschea per pregare, magari dici per peccati, è normale, come uno va in chiesa. Ma uno può tenere pure il nome di dire musulmano, ma non fai una cosa che il musulmano è vero la fa. E queste persone qua sono loro che criticano sempre, combinano sempre i guai, che fanno vedere le cose che non è vero. Questo dobbiamo smetterli, perché, come ti ho detto, io oggi come oggi, mia madre non mi ha mandato a fare una guerra, non mi ha mandato a fare paragonare religioso così, mi ha detto una parola. Dovunque mondo vai, hai trovato tutti che camminano senza maglia, pure tu leva la maglia e cammino come allora, altrimenti sarai molto duro per te. Queste sono parole, non so se è arrivato dove voglio dire. Così dobbiamo fare, perché altrimenti non salveremo la nostra vita noi, per cambiare la nostra terra, oggi. Perché l'Africa, quelli che hanno, non guardano proprio quelli che non hanno. E questo noi dobbiamo pensare, non è una guerra. Creare delle luoghi dove possiamo lavorare, creare delle luoghi dove possiamo insegnare agli italiani la nostra cultura. La cultura è importante, la cultura là si nasce tutto è nato dalla cultura. Se uno non conosce di dove sei, non ha importo. Allora, qui arriviamo qui. I ragazzi parlano inglese, chi parla francese? Siamo un paese italiano. E infatti, mi sembra che voi avete imparato l'italiano come prima cosa. Sì, abbiamo imparato italiano, ma non siamo andati a scuola. Perché te lo dico pure? Perché oggi quello che ho visto oggi. Vorrei pure dirla per tutti i miei fratelli, che so che difficoltà si trovano pure alcuni,
perché i problemi sono troppi. Perché quando tu sei arrivato dall'Africa qui, l'Africa funziona così, tu sei un figlio maschio, una casa e sono 10 persone, tu sei adulto, vendono mucca, cavallo, casa, tutti raccogliono quei soldi, ti caricano a te fiducia, ma non la fanno una persona che non vuole fare niente, devono avere fiducia su di te, che queste sono persone che vuole lavorare, ha voglia di cambiare, ti caricano a te, prendono, ti fanno prendere il biglietto e tu vieni in Europa, lavoro per mantenere la casa. Questo è l'Africa. Papis, che cosa ne pensi invece? Cioè, che cosa ne pensi? Tu alla fine l'hai vissuto proprio tu. L'amore tra un cristiano e un musulmano, come si riesce a conciliare un matrimonio cosiddetto misto, che noi chiamiamo misto? No, noi, io questo matrimonio mixto non c'è, noi siamo tutti uguali, dai. Meglio avere una donna italiana che dell'africano. Io in vita mia da piccolo fino ad oggi ho sempre pensato, io mia moglie non sarà africana, l'ho sempre pensato, ma coppia marito e diverse religiose nazioni, per me è una cosa bella che fa vedere una grande realtà, perché noi nostro del Senegal, ogni lo stato presidente nostro che è passato ha avuto una moglie bianca, francese, e vive in Senegal con i suoi figli che sono grandi, che vogliono pure diventare presidente. Quindi per noi non dobbiamo vivere così, perché ognuno ha il suo destino. Se il tuo destino è una moglie italiana, è una moglie italiana. Se è uno cinese, è uno cinese. Se è un africano, è un africano. Questo voglio dire. L'importante è di amare la persona che tieni. Stiamo facendo appunto un discorso molto peace and love sostanzialmente, no? C'è veramente un grande, insomma, dalle tue parole si capisce anche la tua levatura a questo punto anche culturale, perché tu hai fatto un grande lavoro su te stesso e quindi poi i risultati della tua vita attuale te ne danno atto. Però poi in realtà non è così, Papis. Tu hai avuto modo di affrontare, insomma, anche di conoscere delle persone sicuramente meravigliose. Sì. Però non è così. Ci sono delle problematiche, ci sono anche a livello burocratico, no? Uh-huh. Parliamo anche delle difficoltà. Sì. Quello sì, perché ogni famiglia o ogni persona che vedo un africano che è sposato, un italiano che è sposato un africano, ci sono delle persone. Io all'inizio è stato molto difficile, perché sono stato a Avellino per 5 anni, i senegalesi africani mi dicevano io sono italiano, perché mi vedevano sempre quegli italiani, ma quando loro mi criticavano, i miei paesani, gli italiani pure mi criticavano, io mi trovavo un modo, un periodo che ho detto, ma io ho fatto un sacrificio, i miei paesani mi criticano, perché italiano quando vedi i miei paesani mi criticano, neanche loro non possono capire, a loro questo vuole far vedere un'altra differenza, però è duro, sul punto delle persone, quelle che parlano e quelle che dicono. Io questo mi ha dato una grande forza, perché ho detto sempre a mia moglie, per un motivo che loro pensano, a me mi dà una cosa che non vorrei fare mai, una cosa che dove devono dire ecco, perché molti se l'hanno aspettato da Papi Scoma, questa cosa qui. Che un uomo africano sta qui, è sposato moglie lì, perché loro si pensano che noi siamo venuti qui a giocare sui donne italiane. No, una moglie, uno fidanzato, uno fidanzato. Vabbè, io infatti era un discorso più generale, sicuramente è un discorso più generale anche per comprendere. Come ti dicevo, questa puntata nasce per sfatare tanti miti, tante leggende che noi abbiamo, tanti preconcetti che poi in realtà non hanno delle basi su cui si fondano, no? Sono più un retaggio culturale che anche noi ci portiamo dietro, ma non c'è una reale conoscenza, non ci conosciamo realmente. Sì, manca cultura, manca le culture qui,
perché africani che hanno sbagliato prima di venire in Italia, in Europa, di far vedere altre culture che non appartengono a loro, bisogna far capire tua cultura. E c'è chi ogni giorno aiuta poi i nuovi arrivati, i nuovi ragazzi che sono arrivati. Lei è una psicologa, lavora per la cooperativa Petrilli, si chiama Alberta Grifa, e ci ha raccontato appunto il suo punto di vista, o meglio la sua esperienza. Vediamo. Io sono la psicologa referente del gruppo, sia per quanto riguarda i ragazzi che sono ospitati presso Contrada Santa Barbara, sia per i ragazzi residenti in Cardito. Io ogni giorno mi occupo di loro, dei loro bisogni essenziali, del supporto psicologico. Cerco di essergli vicino in quel che posso, perché hanno delle vite e dei racconti molto difficili. Inizialmente avevo un preconcetto in quanto loro africani e io europea, però mi sono dovuta ricredere, perché hanno un rispetto per la donna che a volte mi sorprende. Per loro io sono la loro responsabile, una persona di cui possono avere fiducia e all'occorrenza chiedere di qualsiasi cosa, quindi no, io devo ricredermi positivamente. Non hanno nessun pregiudizio e nessun preconcetto rispetto alla figura della donna. Rientriamo in studio per chiedervi una cosa, Papis, come commenti un po' l'accoglienza, il sistema dell'accoglienza che sta appunto qui in Campania, in Irpinia, poi in realtà il modello è abbastanza uguale? Accoglienza, ormai noi abbiamo girato di vari paesi qui in Irpinia, che era molto importante. Che di fare capire quello che è la realtà, perché accogliere, quando dice accogliere, è una cosa grande, parole accogliere, no? Però accogliere pure una persona non le dai un'opportunità di crescere, di avere come un'esperienza, di portarlo a casa sua per non far venire altri, non ha senso. Questo a noi ci dà fastidio veramente sul questo modo di accogliere, perché accogliere pure una persona, li lascia che camminano mezza strada. Per esempio, io giro con la macchina, cioè delle persone che mi accompagnano, perché mi alzo, mi occupo sul mio popolo africano, non soltanto senegalese. Guardando, ho visto delle cose che veramente vorrei dire. Perché oggi voi non andate a Napoli a vedere come sono finiti lì quelli che hanno portato tutto lo Stato italiano. Questo non è un accoglio, perché quando tu hai accolto una persona non deve finire in questa maniera qui. Perché questo qua che hai accolto, tu dovresti darle un'opportunità, se era una cattiva persona, di diventare un bravo persona, portarla a scuola, come vivi e tante altre cose. Questo vorrei. C'è anche addirittura, sta circolando un'ipotesi di istituire delle tendopoli qui da noi ad Avellino. Tanti sindaci si sono un po' opposti, non tanti sindaci, comunque alcuni sindaci si sono opposti comunque a mettere su dei centri d'accoglienza nei loro paesi, e soprattutto più che altro a limitare i numeri. C'è della prefettura, insomma, si sta valutando questa idea di istituire proprio nella città capoluogo, sì, una tendopoli. Ti sembra una cosa che, insomma, campata in aria? Allora, questa cosa è una grande cosa, perché la prefettura di Avellino, prima cosa che vorrei parlare con loro. Oggi è veramente una bella occasione così, perché forse sì, sa, questi chiacchiere si possono nascere delle idee
perché poco fa ti sto dicendo un africano lo può gestire un africano, un cinese lo può gestire un cinese. Queste sono parole molto spiegano perché. Viviamo oggi una città dove si sono arrivati nuovi immigrati, che loro parte dove sono venuti dicono per loro italiani è uno business. Stanno facendo commercio business sui nostri figli. A me questo mi fa male. Mi fa male. Io non so chi la fa business. La sei tu e il tuo Dio. Questo un giorno arriverà a essere tu. Ma per me non c'è bisogno di tenere tutti questo centro accoglienza tutti parti, perché non risolve la cosa. Uno e come si risolve? Ecco, per risolverlo questo problema qui bisogna unire, sedere quei immigrati insieme a trovare un canale meglio. Sarebbe, non devono essere tanti centri accoglienza, quello va affittato un albergo qui, paga quello, ogni ragazzo piglia questo, non è così, perché altri la stanno vedendo in modo molto, molto, come dicono, è un business, stanno facendo business su di noi, perché i ragazzi vengono da me e parlano, papi, guarda qui, noi non abbiamo preso i soldi da mesi passati fino a oggi, qua, là, a destra e a sinistra, ma il prefettura può fare una cosa, noi su questi campi agricoli che stiamo dicendo noi, allora, qui si sono espassi, ma se tu dai ai ragazzi uno 5 ettari, 6 ettari, si mette, costruisci una casa. Loro non sono venuti qui per passeggiare, sono venuti qui per sapare, per lavorare, portare, cambiare loro terra. Sì, è vero, perché siamo venuti qui. Quindi questo dobbiamo far vedere agli italiani. Non alzare la mattina col telefono iPhone in mano a girare. Io questo vorrei dare la prefettura, tutte le persone che gestiscono gli italiani e gli immigrati. Dobbiamo insegnarli adottare per imparare a fare sacrifici. Io so che voi avete anche organizzato dei convegni, però dei convegni che poi non sono andati tanto bene in porto, sì. No? C'è stata poca affluenza, eravate tanti voi, però i canali poi... I rappresentanti istituzionali ne erano ben pochi. Sì, perché io oggi mi sento avellinese, ma col popolazione avellinese. Ma a livello comunale, prefettura, nessuno non ci riconosce a noi. Oggi lo Stato africano, vari posti mi chiamano, mi dice ma loro ti hanno riconosciuto? Io dico no. Allora più lì loro mettono in dubbio, come mai uno ragazzo così, che sta facendo, io non ho sentito tutte le parole, vari critiche l'ho sentito sui miei nazioni africani, ma io non guardavo su questo, non sentivo quel parola, perché cercavo sempre, forse ci manca un africano che avvicina agli italiani, di fargli capire quale modo possiamo fare per diminuire questo qua. Ti faccio una domanda pure. Dopo che noi li portiamo tutti qua, loro arrivano qui. Dopo che faranno tutti questi qua? Questa è una domanda da vedere pure. Dopo che succede? Tutti qui e poi dopo? Loro si rendono conto che qui ci sono i giovani italiani che non hanno neanche uno pane da catà, che sono italiani che ha famiglia, figli, moglie, non ha pure casa fitta da pagare. E come puoi accogliere quello? Allora, quelle persone oggi sono nervose con noi. Quindi, secondo te, c'è anche un problema di tenuta pubblica? Sì, molto. Parole di mezze strade sono troppo oggi, confronto agli immigrati, perché quello che vedono è, hanno pure ragione, perché tu non puoi vedere uno che è venuto qui, lo Stato l'ha salvato sul mare, l'ha portato qui, va a manifestare, non mi hanno pagato, destra a sinistra, la mattina la vedi, ogni angolo uno col cappello in mano. Perché questo? Questi sono i futuri dell'Africa, sono quelli che devono cambiare l'Africa, altrimenti qui voi sarete vivete sempre così. Perché l'Africa non può cambiare? Ma non diciamo tutto, ma un po'. Perché i giovani africani devono scappare a casa, abbandonare loro famiglia, moglie e figli, tutti venire qui? Perché?
Questo diviamo sono cose gravi, non andare a trovare l'albergo, una casa vuoto, e parlo col proprietario e contami la fitta e quello te la fitta, tu carica 10 qui, 5 là, 5. Allora, tu stai facendo un allevamento di immigrati. Allevamento perché ci sono le donne che devono fare famiglia, figli qui. Ci sono i maschi che devono fare famiglia. Quindi la cosa aumenta, ma non è cambiato niente. E là ci nasce quello che ti sto dicendo. Ci sarà qualche italiano che non ce la fa più, si scoppia con maniera sua. Così come è successo su YouTube, vari siti, vedi i giovani fanno incontro proprio brutto. E questo non è una bella cosa da vedere. Quindi noi li aspettiamo, perché abbiamo fatto pure convocazione a tutti i sindaci di Avellino con l'incontro al comune di Avellino. Non si sono presentati uno sindaco tranne uno Foti. In poco minuti che è presentato e se n'è andato. Io quel giorno ho capito tante cose. Ho capito tante cose perché noi siamo in mano a loro. Siamo in mano a loro. Oggi quando noi abbiamo una cosa, idea che potresti essere importante per tutta l'Irpinia e altri paesi italiani che devono seguire l'Irpinia, come hanno fatto con loro immigrati che hanno accolto, per cambiare modo di punto di riguardo sull'immigrazione, perché l'immigrazione non è quello che vedi col cappello in mano o cose del genere, no. Forse io di a volte dico, forse loro così vogliono notificare ai pubblici, ai popolazioni italiane. Ma quel giorno nessuno non è presentato. E quel notifico è arrivato pure tutti i paesi africani, che loro ogni giorno stanno sentendo quello che noi viviamo qui, soprattutto io. Ma non è bello dove hai fatto i figli, dove hai creato la famiglia, ti devono rispondere in maniera così. Bisogna pure cercare di incontrare questa associazione, perché io ho fatto un gran lavoro sollevando uno africano che potesse essere uno spacciatore, sollevando un africano che potrebbe essere un delinquente, lo so cambiando, l'ho fatto diventare artista, insegnare, avere rapporto con i bambini è una cosa bella, perché i bambini di oggi non vogliamo, la nostra generazione, quelle che è passato, devono vivere così. Africa Revolution Sound, questa è la nostra idea, di condividere la giornata insieme a Kuna Matata. Sì, qualcuno di voi si sposa in chiesa, non deve essere no, io sono musulmano, non voglio entrare lì. Dobbiamo fare capire tutto il mondo, siamo uguali. Sei cristiano, sono musulmano. Non significa che siamo diversi. Ma possiamo condividere la giornata insieme, possiamo mangiare le stesse piatti insieme, i nostri figli possono giocare insieme. Questa è la cosa che noi vogliamo. Ma è brutto come noi abbiamo fatto una cosa del genere. Nessuno, fino ad oggi, nemmeno la prefettura di Avellino, sono andato lì per quante volte per presentargli il progetto che abbiamo fatto sull'agricoltura. Perché questo progetto va a finire in Africa, come ti ho spiegato, perché qui siamo arrivati qui, sappiamo solo lavorare manuale, a farci male da solo. Questo non è una buona cosa per l'Africa. Abbiamo bisogno di sedere sul computer, si imparano, insegnano a noi, dal calciatore a musicista. Vado a Benevento, vado a Bisaccia a cantare, il presidente della squadra mi vedi sul palco e dici, ma questo era venuto qui a far giocare, come mai mo fa musicista? Ma eri tu? Si meravigliano. E non devono guardare le persone così fino a che finiscono la loro carriera e vanno a finire a mezza strada. Io oggi il mio ruolo è sull'immigrazione, come ti ho detto, ho dei ragazzi, i suoi figli sono morti. Le stesse, ti parlo del 2 settimane fa. Lo stesso giorno 2 bambini suoi sono morti. Quello stava avendo una depressione. A Denticano noi siamo stati lì. Io non dovevo andare a suonare, però ho detto a tutte le associazioni che noi andremo per lui. Questi soldi che prendiamo, lui farà quello funerale per questi soldi che raccogliamo. Ma era più giusto che i cooperativi loro si facevano sentire contro io, ragazzi, non sanno mano mia, mano mia, sono mano dello Stato, l'ha portato qui. Io sono solo un paesano loro. Amare i miei fratelli, ecco perché mi sto mettendo tutto questo. Perché siamo esemplari qui in Irpinia. Non hanno trovato un papis che e spaccia, o papis che fa delinquente, o papis che fa papis, che hanno trovato un papis con grande dignità,
che tiene la famiglia, che si vive come un padre di famiglia, come si deve vivere. Questo è Papis. Per questo io oggi come oggi mi meraviglio a tutti i paesi africani, come mai nessuno sindaco, nemmeno la prefettura, nemmeno nessuno non vi ha riconosciuto. E questo è grave. È grave, veramente è grave. Beh, da qui lanciamo questo appello, perché sarebbe interessante ascoltare appunto la voce di, come abbiamo detto appunto all'inizio, di chi è uno dei protagonisti, di chi comprende le ragioni appunto di voi, dei migranti, di chi comunque li conosce di più. Però vi vogliamo lasciare con un piccolo regalo, quindi vediamo questo video. Help you girl send from Africa, you know. That ain't like any fire, nigga. Hey. Someday, sometime, African revolution must go survive. Someday, sometime, African revolution must go survive. Someday, sometimes, African revolution must go survive. Someday, sometimes, African revolution must go survive. I'm looking in my eyes, and I start never sight. I want me play with Jaja in my life, in my sight. I saw me good and never liar. And me tell them say, me stronger. Me believe it in a ninja, just so me tell them say, revolution sound. Because I won, we now win a competition ground. Me tell who say, hey, fireman, me come back again. Hey, yeah. Someday, sometime, African revolution must go survive. Someday, sometime, African revolution must go survive. African revolution must go survive. Someday, sometimes, African revolution must go survive. Yes, talk about that thing, and I'm not down. Because I'm missing you, that I'm not for them apart. Then I'm gonna never want the African to be a unification day. In a me way, in a me life, for me no. Who love the response for Africa, yeah, with a lot of gun. African are killing African in every year. A blood graphy smoke and blood graphy bone. Every day, boy, we can never give in. Someday, sometime, African revolution must go survive. Someday, sometime, African revolution must go survive. Cry, see the children die. I did the begging food we eat, no place to sleep. Me wonder why the revolution sound. Because I want, we not see nobody only child that we touch. Just in our heart, in our heart, in our life, me tell who say, yeah, yeah, yeah. Someday, sometime, African revolution must go survive. African revolution must go survive. Someday, sometimes, African revolution must go survive. Someday, sometimes, African revolution must go survive. Il video degli African Revolution Sound chiude questa puntata di Password. Le considerazioni, talvolta anche aspre, dell'associazione African Sound e del suo leader Papis Koma sono finalizzate a migliorare alcune falle nel sistema d'accoglienza. Una gestione però non facile, che deve far fronte, se non ogni giorno quasi, ai continui ingressi, persone che lasciano i propri paesi e per le quali occorre trovare in tempi stretti un alloggio. Detto ciò, le opinioni personali di Papis Koma restituiscono, come ovvio, solo parte di un fenomeno complesso. Ci sono alcune realtà problematiche, ma ci sono anche cooperative, uomini e donne che abbiamo conosciuto, che mettono in campo ogni sforzo possibile, che cercano di rendere la quotidianità dei profughi meno amara con attività e formazione. Ci sono anche dei comuni dell'Irpinia che hanno disegnato progetti di integrazione.
non basta. Siamo tutti un po' consapevoli di questo. Dietro ci sono persone che soffrono, che diventano irrequiete nel non far nulla, ma ci sono delle regole. E forse si potrebbe solo far spazio a qualche voce in più, a quella di African Revolution e ad altre, non per creare confusione, bensì per raddrizzare qualche stortura. Come sempre, un ringraziamento particolare ai nostri ospiti, Password è un luogo aperto a più confronti, qualora altri protagonisti volessero intervenire. Alla prossima!